Dior Sauvage Parfum, ha ancora senso comprarlo nel 2021? Andiamolo a scoprire insieme in questo video. Benvenuti a tutti ragazzi e bentornato a chi già mi conosce, sono Kevin e questo è il canale Just Parfum. Grazie a tutte le persone che si stanno iscrivendo e vi invito, se non l'aveste già fatto, ad iscrivervi perché supportarmi è totalmente gratuito. Basta premere il bottone qui sotto. Detto questo, oggi vi voglio parlare in realtà di una fragranza di cui già vi ho fatto una brevissima recensione qualche tempo fa. Se non l'aveste già visto, vi linko qui in descrizione e anche qui sul video il video che ho registrato. Si tratta di Dior Sauvage Parfum. Allora, io fino a qualche tempo fa avevo, diciamo, delle prerogative rispetto a questo profumo perché giustamente è molto molto usato, molto molto diffuso e quindi l'ho sempre lasciato lì in un angolo, senza mai studiarlo a dovere, senza mai provarlo per bene. Finché un giorno non mi è arrivato un campione da parte di una profumeria con un ordine che avevo fatto che riguardava tutt'altra fragranza. E mi è arrivato il campione di Dior Sauvage Parfum. Io sempre l'ho lasciato tra i campioncini, l'ho lasciato perdere perché dico, ah, il solito Sauvage. Finché un giorno poi alla fine ho deciso, ma proviamolo. Nel senso, ce l'ho lì, vediamo che succede. L'ho provato e mi è piaciuto sin da subito. È un profumo sicuramente molto piacione, tra virgolette, però a differenza del fratello Eau de Parfum, perché in questo video parliamo anche brevemente del fratello Eau de Parfum, questo parfum ha un odore molto molto più maturo, fresco, agrumato, intenso ed è veramente di una persistenza incredibile. In questo video non vi parlo tanto delle note olfattive dei profumi perché già, diciamo, già ve ne ho parlato, però in breve vi posso dire che il parfum ha in apertura bergamotto e mandarino, se non erro, poi come nota di cuore ha il sandalo, come note di base abbiamo la vaniglia che contribuisce a dare un senso di cremosità insieme al sandalo a questa fragranza e un certo senso di mascolinità, di maturità veramente molto molto apprezzabili e che lo fanno essere un profumo veramente utilizzabile in qualsiasi occasione. Infatti è molto molto versatile. Tra le note di base troviamo tra l'altro anche l'olibano e la fava tonka. Anche queste due note sono due note che contribuiscono a rendere matura questa fragranza e ad allontanarla un pochino da quella che è la concezione dell'Eau de Parfum, il quale grazie all'ambroxan e all'anice stellato, la noce moscata all'interno, al pepe e alla lavanda, ha quel DNA appunto selvaggio che ne viene dal nome appunto. Quindi l'Eau de Parfum è sicuramente un profumo più selvaggio, speziato e molto più prorompente rispetto a questa versione Parfum che è un po' più gentile, un po' più matura e anche un po' meno diffusa. Intanto volevo farvi vedere anche la scatola, che è una scatola di cartone normale, col marchio Sauvage Dior sul davanti e sul fondo con la composizione del profumo e tutto quello che ne viene. Poi la boccetta è la classica che conosciamo tutti di Dior Sauvage, tappo in plastica mi sembra, con lo scarabeo dentro e devo dire molto bello anche il fatto del tappo magnetico. Allora, questa fragranza perché l'ho comprata? L'ho comprata perché mi è piaciuta, ovviamente, e perché si discosta molto, secondo me, dal classico Eau de Parfum e dall'Eau de Toilette. Io li ho sentiti entrambi, l'Eau de Parfum e l'Eau de Toilette, e non mi hanno entusiasmato più di tanto perché li ritengo, diciamo, un po' fuori dai miei gusti, mentre questo parfum è ingentilito ed è comunque molto più portabile e versatilissimo, come già vi ho detto, fresco e soprattutto perché ci avviciniamo all'estate e questa freschezza ne garantisce un utilizzo anche continuo durante la stagione calda, anche la sera in qualsiasi ambito è veramente tanto troppo versatile, è veramente ideale per qualsiasi occasione. Quindi ha ancora senso comprare Sauvage nel 2021? Secondo me in questo caso sì, perché
se si tratta del parfum, la versione parfum che è meno diffusa secondo me, in quanto se ne parla molto molto meno e veramente raramente sui i vari social, i vari blog, ne sento veramente parlare poco e sento parlare sempre dell'eau de toilette e dell'eau de parfum, mentre il parfum viene, forse perché il prezzo è un po' più alto, forse perché è un po' meno diffuso, viene menzionato molto meno. Quindi questo sicuramente è un punto a favore, in quanto ne dà sempre tra virgolette un senso di unicità, se così vogliamo dire, pur mantenendo comunque lo stesso DNA di Dior del Sauvage classico, però se ingentilito da questi agrumi, da questa vaniglia, da questo sandalo che dà un senso di cremosità al profumo, veramente niente male. Quindi secondo me, se voi volete acquistare Sauvage, se volete un Sauvage nella vostra collezione, giustamente virate sul parfum. La durata è veramente incredibile, ve lo posso assicurare, perché ho ricevuto vari complimenti anche dopo molte molte ore dalla vaporizzazione. Calcolate che ho ricevuto i complimenti alle 6, alle 4 del pomeriggio, quando l'avevo spruzzato 4-5 volte alle 7 e mezza del mattino. Quindi facendo due conti è molto molto impressionante questa durata e scia che proietta alla grande anche dopo molte ore. Quindi secondo me se volete acquistare un Sauvage virate sul parfum, secondo me è molto più maduro, molto più raffinato e molto meno diffuso rispetto agli altri due fratelli. Secondo, è un sì per me, ne sono veramente molto contento e sicuramente entra nella mia, in una delle mie fragranze preferite. E devo dire che sono veramente contento di questo acquisto. Io spero di esserti stato utile con questo video, spero di averti suscitato una curiosità riguardo questo profumo e se ti è piaciuto lascia un like e iscriviti al canale e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao!